San Milziade Papa. Milziade è il Papa durante anni importantissimi per la storia della Chiesa, gli anni della firma dell'Editto di Milano, cioè del riconoscimento del cristianesimo come religio licita da parte sia dell'imperatore d'Occidente, che era Costantino, sia dell'imperatore d'Oriente, Licinio. Non si conosce l'anno della nascita di Milziade. Nome tipicamente greco, ricorderete insomma il famoso comandante ateniese, ma fu eletto, non sappiamo bene se nel 310 o nel 311, e morì probabilmente il 10 o l'11 gennaio del 314, quindi fu papa per 3 anni circa. Dopo l'esilio di Papa Eusebio, la sede romana, la sede papale, rimase vacante per qualche tempo. Forse a causa di complicazioni dovute al problema degli apostati, un problema che stava infiammando la comunità cristiana romana e anche, diciamo, drammaticamente separando gli uni dagli altri. Il 2 luglio del 310 o del 311, dicevamo, fu elevato a soglio pontificio. L'anno esatto è sconosciuto, in quanto, vabbè, le fonti che abbiamo a disposizione non sono così precise. Invece la morte è piuttosto chiaramente per tutti è del gennaio del 314, dopo un pontificato di 3 anni o giù di lì. In questo periodo, dicevamo, fu promulgato l'editto di tolleranza firmato dagli imperatori Licinio e Costantino, che pose fine alla grande persecuzione e permise la ricostruzione della vita religiosa cristiana. Solo nelle città dell'est, che erano sotto il comando di Massimo Daia, il cristianesimo continuò ad essere perseguitato. L'imperatore concesse a Papa Milziade il diritto di vedere restituiti tutti gli edifici e i beni ecclesiastici che erano stati confiscati durante la persecuzione. Due diaconi romani, Stratone e Cassiano, furono incaricati dal Papa di discutere la questione col prefetto e di ricevere i beni ecclesiastici, che permisero di riorganizzare radicalmente l'amministrazione ecclesiastica e la vita religiosa dei cristiani a Roma. Milziade fece portare dalla Sicilia a Roma le spoglie del suo predecessore, Eusebio, e le fece seppellire in una cripta nelle catacombe di San Callisto. L'anno successivo il Papa assiste al trionfo della croce, con la vittoria di Costantino su Massenzio, nella famosa battaglia di Ponte Milvio, e l'ingresso a Roma dell'imperatore Costantino, divenuto tollerante con i cristiani. Successivamente l'imperatore donò alla Chiesa di Roma il Palazzo Lateranense, ma non sappiamo se proprio durante il pontificato di San Milziade o durante il seguente, molto più lungo, pontificato di Papa Silvestro. La Basilica Lateranense, annessa al palazzo, fu forse costruita dopo e diventò la chiesa più importante di Roma. Durante il papato di Milziade, i donatisti, movimento rigorista sorto in Africa con a capo Donato, che era stato un presbitero ma anche un vescovo, si appellarono a Costantino perché nominasse giudici, vescovi della Gallia, per dirimere una controversia sull'episcopato africano in relazione alla consacrazione a Cartagine di due vescovi. Insomma, non si sapeva se a Cartagine sarebbe diventato vescovo Ceciliano, che era, diciamo, cattolico ortodosso ma respinto dai donatisti, oppure il suo avversario Maiorino, che apparteneva, insomma, alla setta dei donatisti. Alla fine, dopo parecchie diatribe, fu eletto Ceciliano e lui fu dichiarato vescovo legittimo di Cartagine. E quindi diciamo che incomincia una lotta anche contro i donatisti in questo periodo. Il Liber Pontificalis non è una fonte sempre attendibile. Che cosa dice questo libro riguardo a Milziade? Per esempio dice che ha fatto due decreti, uno in cui si proibisce assolutamente di digiunare il giovedì e la domenica, ma è probabile che si sia trattato di qualcosa che è stato deciso non al tempo di Milziade, ma in un'epoca decisamente successiva. Il secondo decreto sarebbe decretare appunto l'oblazione consacrata, l'offerta consacrata nelle messe solenni del Papa, cioè il pane eucaristico, distribuita alle varie chiese di Roma. Non c'è nulla di sicuro però che faccia risalire effettivamente questo tipo di rito a Milziade. Dopo la sua morte,
avvenuta il 10 o l'11 gennaio del 314, Milziade fu sepolto nelle catacombe di San Callisto e venerato come santo. Il martirologio lo registra il 10 gennaio. Altri video didattici su